l'amico Mauro, assistente pilota. Vedete il destino, cari amici, cosa dice il destino? Io ora sono a Capranica, l'ho detto nel video che ho fatto mezz'ora fa, ho detto faccio questo video da Capranica, un bel comune vicino a Roma, perché il comune ha messo il wifi, l'amico Mauro, assistente pilota, assistente di volo, l'ha visto subito il mio video, che è intitolato Padri e Madri in patriarcato. Appena ha saputo che io ero qua a Capranica, ha preso la macchina, perché abita a Oriolo, e mi ha trovato subito. Allora gli ho detto, siccome nel passato gli ho già detto che lui è un uomo da invidiare, cari amici, è da invidiare, perché vola, oggi sta in Italia, in Europa, domani sta in Africa, dopodomani sta in Asia, perché lui mi scrive da tutte le parti del mondo. Pensate, un giovanotto che gira in continuazione per il mondo. E io gli ho detto, ma il tuo lavoro è invidiabile, e lui mi ha detto, no, ci stanno pure degli oneri. Io ho detto, ma certo, ma in tutti i lavori ci stanno gli oneri, ma nel tuo lavoro so di più le cose belle, perché tu giri il mondo e non a pagamento, perché non paghi niente, giri il mondo senza pagare niente, capito? È vero. Tu giri il mondo, poi mi ha detto che giustamente, che poi alloggia negli alberghi trova internet, infatti lui mi scrive, i suoi messaggi mi arrivano in continuazione, ma da tutte le parti del mondo, ma come fai, ma com'è possibile, vedi come siamo connessi, eccolo qua, l'amico Mauro, vedete qua, lui mi invita sempre a Oriolo, ma a Oriolo Romano, un giorno a Oriolo Romano, vedete che simpaticone che è un amico veramente simpatico, è sempre allegro l'amico. Ti aspettiamo a Oriolo. Sempre allegro. Questi discendenti degli antichi romani, sono quelli che hanno fatto l'impero, questi qua. che roba. Ecco qua, questa è la situazione, cari amici, è arrivato qua, appena visto il video che ho fatto mezz'ora fa, dove c'è scritto che mi trovo qua a Capranica, preso la macchina, lui non ha mica visto tutto il video, appena ha saputo che sono a Capranica, ha preso la macchina ed arriva, eccolo qua, vedete, cari amici, e pensate che lui, sono anni che mi invita ad Oriolo, ma io gli dico sempre che sono legato agli amici miei, io devo andare con gli amici romani dove mi portano loro, capito? È tanto fortunato, gli ho detto chissà quanti ti invidiano a te. E alla fine lui ha dovuto ammettere, sì, è vero, il mio, ci sono gli oneri, certo, spostamenti, ma sono più i vantaggi dal mio punto di vista, Pensare che lui è un giovanotto, ha già conosciuto tutto il mondo. E tanta salute, sì, anche sì, ci vuole la salute per fare questo lavoro. Sì, anche la salute ci vuole. E lui è un giovanotto, avrà la metà dei miei anni, ha già conosciuto tutto il mondo. Io ho quasi 75 anni e non sono mai uscito dall'Italia, capito, cari amici? Si può viaggiare sempre, anche con la mente si può viaggiare, sì. È vero? Si può. Lo vedete che mi segue, io dico sempre che io il mondo lo conosco con gli occhi della mente, capito? Vabbè, cari amici, siamo qua a Capranica, ribadisco che il comune di Capranica è abbastanza avanzato, mi pare, perché c'è il wifi, qua attorno al comune c'è il wifi, uno si siede al bar e va su internet. E invitiamo anche il comune di Oriolo? E invitiamo pure anche il comune di Oriolo, perché non credo che sia una grande spesa, basta solo un po' di buona volontà, capito? Va bene. Ok, cari amici, noi vi salutiamo qua da Capranica, però l'amico che fa assistente di volo abita qua vicino, a Oriolo Romano, sono tutti paesi splendidi, cari, Ok, grazie ciao a tutti a voi. Ciao, un saluto a tutti e seguite il maestro. Grazie. Sì, è vero, mi chiama maestro. Io lo chiamo maestro. Incomincio con maestro. Da imparare. Maestro, capito che soddisfazioni che si hanno a una certa età. Grazie, cari amici, a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni. Ecco.